Debbo essere rassicurata sulla vostra capacità di mantenere segreto tutto ciò che di straordinario vedrete nei giorni a venire. Sì, posso giurarlo. Siete disposto a concedermi un pegno che vi vincoli a questa promessa? Lo siete? Sì, lo sono. Voi portate, cucito nella bordatura del vostro mantello, un oggetto che vi è caro e che non cambiereste con nulla a questo mondo. Come lo sapete? È il cilicio di spine di filo di seta che la vostra defunta madre si stringeva la vita per punizione dei suoi peccati e che è ancora intriso del suo sangue. È così? Ma come lo sapete? Potete scucire la fodera e mostrarmelo. Ricordate che fra poche ore fa giorno e non abbiamo più molto tempo. Volete quindi impegnarvi in questo patto? Ferendovi con la stessa spina, avete mescolato il vostro sangue con quello benedetto di vostra madre, legandovi a questo giuramento per sempre. Quando l'impegno sarà esaurito, allora ritornerete qui e questa reliquia, a voi tanto cara, vi sarà resa. Dovunque fuggiate, sarete legato in eterno al nostro patto. Rosa di rose. Benvenuti. Avete tutti fin dalla nascita ricevuto privilegi come pochi altri, ma con scelte morali meschine avete utilizzato questi privilegi per avvantaggiare egoisticamente solo voi stessi a danno degli altri. Ma oggi questo singolare modo di pensare verrà messo alla prova. Oggi voi cinque diventerete uno solo con l'obiettivo comune della sopravvivenza. Siete tutti collegati. Il cavo agganciato al collare può tirarvi violentemente e farvi decapitare dalla lama montata sul macchinario. L'unico modo per rimuovere il collare è aprirlo con la chiave che si trova dentro la teca di vetro sul piedistallo di fronte a voi. Se solo uno di voi si muoverà per prendere la chiave, scatterà per tutti il timer di 60 secondi. Cercando di reagire, gli istinti che vi hanno guidato per tutta la vita vi suggeriranno di fare una cosa. Ma io vi imploro di fare l'opposto. Fate il vostro gioco. A che piano deve andare? Io e te andiamo nello stesso posto. Sai perché sei qui, no? Dicono che l'imitazione sia la più sincera forma di stima. Ma a me risulta
sgradevole ottenere meriti per un'impresa che non ho compiuto. Soprattutto se di livello scadente, responsabile dell'omicidio del pendolo. Anch'io so cosa vuol dire perdere un familiare. Ci si sente incapaci di proteggere le persone amate. Si avverte un senso di impotenza. Fossi in te non lo farei. Il grilletto è sensibile. Che cosa vedi? La sete di vendetta cambia una persona. La spinge a compiere azioni che pensava di non essere in grado di fare. Ma a differenza di te, io non ho ucciso nessuno. Do a tutti una chance. Questa la chiami una chance? Lo vedrai. Il nostro gioco è appena iniziato. Il nostro gioco? Tu non mi conosci neanche. Oh, ti conosco. Ti seguo da quando hai cominciato a indagare su di me. So chi sei, so quello che è successo a tua sorella e so quanto le volevi bene. Era l'unica rimasta della tua famiglia. Sedevi nei bar finché non chiudevano. Ti ubriacavi per riuscire a dormire. Barcollavi fino alla macchina. E il giorno dopo ricominciavi da capo. Poi hai scoperto cosa fare per riprenderti. Si può dispensare giustizia e allo stesso tempo dare alla gente una chance per apprezzare la vita. E comunque, la lama del tuo pendolo era di mediocre fattura. Se vuoi un taglio eccellente, devi usare l'acciaio temperato. Ha la resa migliore sul lungo periodo. Tu reggi sul lungo periodo, detective? Faccio il detective da 20 anni. È sufficiente per te? Conosciamo entrambi le statistiche sui recidivi nella nostra città. Il 67,5% dei criminali torna in prigione entro 3 anni. Che cosa diavolo vuoi da me? Con quello che hai fatto a Seth, in fondo hai reso un servizio pubblico. Mia sorella era l'unica rimasta della famiglia. Quell'animale non meritava una chance. Tutti meritano una chance. Non hai visto il suo sangue? Non hai visto quello che cazzo gli ha combinato? Uccidere il prossimo è sempre un atto ripugnante. Per me esiste un modo migliore, molto, ma molto più efficace. Che cosa vedi? Guardati! Che cosa vedi? Dimmi che cosa vuoi! Voglio capire se hai la dote che serve per sopravvivere. Vaffanculo. Vaffanculo. Vedi, quello di cui parlo è un metodo diverso. Se il soggetto sopravvive al mio metodo, uomo o donna, viene riabilitato all'istante. Allora, vuoi una chance? Vuoi una chance? E io te la darò. Sono l'uomo che avete chiamato su. Il tuo dovere è quello di arrestarmi. Ma io so chi sei e so quello che hai fatto. Questo si chiama ricatto? No. Si chiama riscatto. Ti chiedo di fare una scelta. Tutto qui. Puoi decidere di arrestarmi,
Ma in questo caso la tua vita finirà come tu sai. Oppure scegliere di sperimentare un metodo di riabilitazione che ti consentirà di dormire la notte. Sei un vero assassino. È questo il tuo dilemma. E l'informazione che ho su di te è custodita, come è giusto che sia, ma verrà rivelata nell'eventualità della mia scomparsa. Non crederanno mai alla tua parola. Vuoi correre questo rischio? Il rischio di rovinarti la vita per proteggere un sistema legale corrotto che rimette in libertà pericolosi assassini? Che ne penserebbe tua sorella? Sei a un bivio, detective. Fa la tua scelta. Con la tua sinistra. Lasci aperte molte chance. Se sei bravo ad anticipare il comportamento umano. Non resterà alcuna chance. Che ha una straordinaria resistenza, contiene approssimativamente una quantità di 5 litri di sangue, eppure anche solo con la metà è in grado di essere operativo. Il dispositivo che avete davanti richiede un sacrificio, il sacrificio del sangue. Per aprire la porta il boccale deve essere riempito fino al livello segnato, un livello che non è affatto casuale. Non è importante chi di voi verserà la quantità richiesta, quello che importa è il tempo. In 15 minuti, se il boccale non sarà riempito, le bombe esploderanno e le porte si chiuderanno per sempre. Ora io vi chiedo quanto sangue siete disposti a versare per sopravvivere. Cazzo! Cazzo! Allora, una sola persona può riempire il boccale con 5 litri di sangue e morire. Due persone possono versarne metà ciascuna. E forse sopravvivere. Che vogliamo fare? Perché ci sono 5 slot in questo congegno? E non solo uno. Combaciano tutte. Dove stai andando? Presto, prima che scoppi tutto. Non mi sembra una buona idea. La vasca non era prevista per una persona. Ognuno di noi doveva collegarsi a un cavo e subire una piccola scossa. Era prevista per 5 persone, come tutte le altre prove. Nella prima stanza era sufficiente una sola chiave. Erano tutte uguali, una sola avrebbe aperto tutti i collari. Nei 3 cunicoli della seconda stanza c'era posto per più persone. Noi avremmo dovuto collaborare per poterci salvare tutti. Questo è il gioco. I vostri istinti vi diranno di fare una cosa, ma vi imploro di fare l'opposto. Oddio, l'opposto. Sì, cazzo, muoviamoci.